da parte della piazza di Mondolfo di questa sera. Onorato di essere cittadino di questo splendido luogo. Parole di Francesco Guccini, che da anni era abituale frequentatore della Val Cesano, ma che da sabato sera è diventato ufficialmente cittadino onorario di Mondolfo, fra l'applauso di una piazza del comune che per l'occasione ha radunato oltre 1000 persone in standing ovation. Ad 11 anni dal matrimonio di Guccini con la mondolfese Raffaella Zuccari, il maestrone di Pavana ha ricevuto l'abbraccio dei neoconcittadini a stretto giro di posta di un consiglio comunale che ha deliberato l'onorificenza ad un cantautore, poeta e autore che ha fatto la storia della musica e della cultura italiana da sempre portabandiera di indipendenza di pensiero. Soddisfazione per il sindaco Nicola Barbieri che ha consegnato la targa a Guccini in occasione della prima edizione della rassegna letteraria Come un libro all'aperto, che sta riscuotendo grande partecipazione e apprezzamento. Un giorno speciale per Mondolfo, un giorno a lungo atteso in cui finalmente abbiamo l'onore e il piacere di conferire la cittadinanza onoraria a Francesco Guccini. Questa mattina, durante la seduta del Consiglio Comunale appositamente convocata, abbiamo deliberato unanimemente questo riconoscimento onorifico che sancisce un legame sincero e reciproco del cantautore con il territorio e la comunità. Nell'occasione Guccini ha presentato la sua ultima fatica letteraria, Tre cene, l'ultima in vero è un pranzo, dialogando con Sara Zambotti, conduttrice del programma di Radio 2 Caterpillar. Applausi dai mondolfesi, ma anche dai fan di Guccini che hanno raggiunto la provincia di Pesaro Urbino dai più disparati angoli d'Italia.